Sì, lo so che cosa state pensando. Enrico si è fatto di... Esiste un elenco ufficiale delle principesse Disney e le principesse Disney hanno una serie di regole tutte quante loro, oltre ad avere un fandom. Sì, lo so che nessuno di voi ci crederebbe mai, ma le principesse Disney hanno un intero fandom su internet. Se voi andate su Wikipedia c'è la gente che litiga su chi dovrebbe essere nell'elenco, chi no. È bellissimo. È una cosa che mi... Partiamo dall'inizio. Che cos'è una principessa Disney? Di base, la Disney è una casa di produzione, fa tantissimi film e ovviamente, visto che fa delle fiabe, capita spesso che il protagonista o comunque un personaggio molto importante all'interno della trama sia una principessa Disney. Ora, però, non tutte le principesse fatte dalla Disney sono principesse Disney. Perché? Perché nel 96 è stata stilata, questa lista di tutte le principesse Disney ufficiali. Quando decisero di fare questa lista, erano uscite pochissime principesse Disney. E decisero, creando questa lista, quali sarebbero stati i canoni per creare qualsiasi prossima futura principessa Disney. E ora ve le affronto tutte quante, perché è interessante. Allora, la prima è Biancaneve di Biancaneve e Sette Nani. La seconda è Cenerentola, da Cenerentola. La terza è Aurora, dalla Bella Addormentata nel Bosco. E queste sono tre principesse uscite nel giro di pochi anni e furono le prime tre. E le bambine erano tutte felici, volevano tantissimo queste principesse. E quindi, quando negli anni 80 la Disney iniziò a colare a picco e dovette decidere quale strada prendere per riuscire a rialzarsi un po', ebbe la fantastica idea di fare La Sirenetta, che era un progetto che Walt Disney si portava avanti da parecchi anni. Cioè, ha avuto il tempo di schiattare prima di riuscire a fare un film. Ebbene, esce Ariel, la quarta principessa Disney. E da lì in poi inizia a essere sempre più seria questa cosa delle principesse. Infatti, poi escono Belle dalla Bella e la Bestia, poi Jasmine da Aladdin, e infine Pocahontas da Pocahontas. Ora, qual è il punto per essere una principessa Disney? Punto primo: devi essere della Disney. Ovviamente, se non sei della Disney, non puoi essere una principessa Disney. Secondo, devi cantare. Perché? Perché volevano che vendendo le bambole non fosse possibile avere un po' di colpi di sfortuna. Nel senso, se io ti vendo la collezione con tutte le bambole cantanti delle principesse Disney, che canzone do a un personaggio che sia una principessa ma non canta? E quindi era fondamentale che questo personaggio cantasse. Poi era fondamentale che fosse un personaggio importante all'interno della trama, non uno che appare sullo sfondo a caso per mezzo secondo. Ed era importante che il suo sogno fosse seguire i propri sogni. Sì, che è quello che fanno tutte quante queste principesse, se ci pensate un attimino. E se ci avete fatto caso, nell'elenco non c'è il requisito di essere una principessa. E da qui sono partiti i casini. Perché all'interno dell'elenco delle principesse Disney, come l'avete visto finora, ne mancano varie che erano uscite ai tempi. Bene, l'elenco completo delle principesse Disney definitivamente è Biancaneve, Cenerentola, Aurora, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Rapunzel, Merida, Vaiana. E le principesse Disney che uscirono poi furono tutte quante ben pensate. Per esempio, Mulan non è una principessa sotto nessun punto di vista. Perché Mulan in questo elenco? Semplicemente perché si cercava un altro personaggio femminile molto forte di origine asiatica. Il brand venne creato dalla Mattel, che è una casa che fa giocattoli, poi venduto alla Hasbro, quindi non è mai stato gestito davvero dalla Disney. E questi giocattolai, ovviamente, influenzavano solo in parte la Disney, che ogni tanto se ne usciva con un film come Mulan, che beh, non ha niente che possa renderlo una principessa Disney, però beh, loro avevano bisogno di un personaggio del genere per vendere anche al pubblico asiatico. Poi, quando uscì Giselle da Come d'Incanto, decisero di non metterlo nell'elenco delle principesse Disney, semplicemente perché la Hasbro e la Mattel non avevano intenzione di produrre un giocattolo che sarebbe costato più degli altri, visto che la faccia era quella di Amy Adams per quel personaggio. Sapete, no, Giselle è un personaggio che ha una faccia ispirata a quella di Amy Adams. Fa niente se è un bellissimo film della Disney, è una principessa Disney, ha la sua canzone, canta anche una canzone sul seguire i propri sogni, cioè è tutto quanto perfettamente in linea con qualsiasi principessa Disney, non c'è niente di strano. Niente, non è stata inserita nelle... che vi devo dire, che vi devo dire? Poi, beh, Tiana, la prima principessa Disney di colore, è molto importante che sia la prima principessa Disney di colore, perché ci sono vari record all'interno delle principesse. Ariel è stata la prima ad avere una personalità definita, essere
attiva più del principe e apparire quasi nuda. Mica male. Belle è stata la prima a puntare molto sulla propria intelligenza e la propria cultura. Oppure Jasmine è stata la prima che in realtà stava cercando di cambiare delle leggi patriarcali. Ed è stata anche la prima a non essere caucasica. Ma la prima nera è ufficialmente Tiana. E so che qualcuno su internet si è già lamentato dicendo ma non è la prima di colore. Piano, 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 perché Pocahontas, Mulan e Jasmine hanno tutte e tre una piccola caratteristica che potrebbe esserti sfuggita. Jasmine è nel 1400 in Iran. Pocahontas è pelle rossa e vive in Virginia. Tra l'altro nel 1607, quindi prima che ci arrivasse la gente. Mulan è una cinese e vive in Cina. Tiana è nera. Però vive a New Orleans negli Stati Uniti, questo è il punto interessante, il fatto che lei non è nera in Africa, non è a casa loro, ma è effettivamente all'interno di uno stato a cui lei non appartiene a livello di etnia. E questo è molto importante perché le bambine tendenzialmente si ritrovano a vivere giustamente in uno stato che non ha lo stesso colore della pelle che hanno loro, capita, e è bello che ci sia qualcuno per rappresentare anche loro. Dopo di qua è uscita Rapunzel, la prima con poteri magici, seguita da Merida, la prima principessa che in realtà era Pixar e non un classico Disney, e poi Vaiana. Avrete notato che in questo elenco ne mancano alcune che di sicuro pensavate che ci fossero. Perché sono state eliminate? E vi do una spiegazione molto veloce per ognuna di queste. Primo, Lady Marion da Robin Hood, non è nell'elenco perché non è umana. Non avendo aspetto umano, hanno preferito evitare di inserirla nel brand, dovendo creare una bambola a parte per lei tutte le volte. Trilli, che è stata presa in considerazione come principessa delle fate, ma poi si sono resi conto che non parla, non canta. Fregata. Giselle costava troppo perché il volto era di Amy Adams, l'ho già detto. Eilonwy arriva da un film che la Disney si vergogna di aver fatto, in più non canta e non è davvero protagonista del suo film. Kida non canta. Melody arriva da un sequel e effettivamente inserirla sarebbe significato cercare di sostituire il ruolo fondamentale di Ariel. E quindi, vista la situazione, è stata semplicemente rimossa dal brand e ignorata completamente. Minnie? Si è preferito tenere Minnie in un brand a parte, perché Minnie, dopo tutto, è Topolina, è una femmina di Topolino. E quindi, effettivamente, ha senso che sia nel brand di Topolinia e non nel brand delle principesse. E in più, non è umana. Poi Mei, Ting Ting e Su, altre tre principesse che sono bellissime, fantastiche, cantano anche una canzone sul loro sogno, però appaiono in un sequel Disney, e la Disney non è che volesse puntare a sostituire Mulan. Poi Megara. Meg è stata considerata tra le principesse Disney, anzi, però non è stata inserita. Perché? Perché lei, nonostante sia quasi del tutto protagonista del suo film, nonostante canti una canzone sui suoi sogni, e nonostante abbia tutte le caratteristiche necessarie per essere una principessa, e può essere considerata una principessa, perché se è considerata principessa Pocahontas perché è figlia del capo del villaggio, allora può essere considerata principessa anche, la moglie del figlio di Dio, Zeus, Hercules, Meg, perché Meg non dovrebbe essere una principessa se tanto Hercules è tecnicamente un principe, insomma, ci poteva stare. Qual è il problema? Che lei per la maggior parte del tempo nel film è cattiva e si voleva evitare che le mamme venissero a rompere le palle perché c'era una principessa che in realtà era un esempio negativo. Jane di Tarzan, considerata principessa delle scimmie, il problema è che lei non canta. Nonostante il fatto che lei non canti, comunque la Disney ha perso i diritti di Tarzan, quindi non farà mai più un giocattolo su Tarzan per il resto della sua esistenza. E un po' mi ride il culo. Alice, di Alice nel Paese delle Meraviglie. Solo nel libro tecnicamente è una, in realtà regina, non principessa, mentre nel film Disney non lo è, però ha una canzone in cui parla dei suoi sogni, ha tutto quello che poteva servire. È stata presa in considerazione per l'elenco, non è stata inserita. Sofia? Sofia, io mi chiedo, ma io pensavo che Sofia fosse stata creata per essere nell'elenco e non è nell'elenco, sinceramente non ve la so spiegare. Probabilmente non l'hanno messa perché, essendo non un film che quindi resta negli annali, ma essendo una serie animata, magari hanno pensato più che altro di renderla un brand a parte. Nel brand di Sofia la principessa, tanto ci sono già tutte le altre principesse e un sacco di personaggi che arrivano dai loro film. Poi, Elena. Sì, Elena esiste. Lo so che questa cosa vi sconvolgerà la vita, ma Elena esiste.
È davvero un personaggio della Disney e ha il suo film, Elena di Avalor, e è una principessa a tutti gli effetti, ha la sua canzone, ha il suo sogno, e gli hanno fatto anche una serie animata sequel del film, quindi dove dovrebbe essere il problema? Beh, nessun problema, è stata inserita ufficialmente nell'elenco delle principesse Disney, per un mese. Poi l'hanno tolta perché non vendeva! Non vendeva sia perché il film non è che sia stato poi molto diffuso, pensate che è difficile da trovare persino in streaming. E beh, io ricordo benissimo, quelle volte, cioè, c'è stato questo mese e mezzo in cui io entravo a Disney Store e mi ritrovavo in mezzo alle principesse Disney e Elena di Avalor. E puntualmente mi divertivo con i miei amici a dire, ecco, qual è Elena? E magari raccontavo la sua storia di quando viene rinchiusa nel gioiello e tutto il resto, e la strega cattiva e tutti quanti affascinati, oh, voglio troppo vedere quel film. E poi a un certo punto è sparita dagli scaffali del Disney Store, è sparita dagli elenchi su internet delle principesse Disney. Non è meraviglioso. Poi Vanellope di Ralph spacca tutto e Ralph spacca internet. Dopo Ralph spacca internet, tutti si aspettavano che lei potesse essere una principessa, visto che tecnicamente lei è una principessa fine. E ha anche la canzone in cui parla dei suoi sogni. Si specchia nell'acqua come la maggior parte delle principesse Disney mentre cerca di parlare dei propri sogni. Sapete, no, le principesse Disney non sta cosa di specchiarsi ovunque, qualsiasi cosa capiti, l'importante è specchiarsi per loro. Ebbene, lei ce le ha tutte, lei ha tutti gli stereotipi della principessa Disney. Perché non è stata inserita nell'elenco? Beh, probabilmente perché non ha le proporzioni delle altre principesse, e a questo aggiungiamo il fatto che forse non ha avuto così tanto successo Ralph spacca tutto per metterla in mezzo alle fiabe. E poi Raya, l'ultimo drago. Lei non canta. Fregata completamente. L'avevano annunciata all'inizio come la nuova principessa Disney, ma no, non canta, non canta. E poi potreste avere delle domande su Anelsa. Che è Anelsa? Anelsa sono due principesse Disney, no? No, no, no. Sono state inserite nell'elenco delle principesse Disney per tipo un anno, ma in realtà non ci sono mai entrate. Perché? Perché vendevano tantissimo, ma molto più di qualsiasi altra principessa Disney, non come Halloween che tanto se la mettessero da qualche parte le bambine non sanno nemmeno chi è. No, 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 Anna e Elsa, entrambi i personaggi, hanno venduto tantissimo. Ma come Frozen? E quindi mica sono scemi, loro hanno deciso di tenere il brand di Frozen separato dal brand delle principesse Disney. Cioè, rendiamoci conto, non è che c'è il brand Biancaneve, c'è il brand delle principesse Disney. E poi, a parte, c'è il brand di Frozen. Quindi, se tu, bambina, vuoi completare la collezione delle principesse Disney della stessa edizione, fatta allo stesso modo, con le stesse proporzioni, la stessa qualità, te le vendono tranquillamente. Solo che devi comprarti lo scatolone con le principesse Disney, più il DLC con Anna e Elsa. Perché loro sono di Frozen, sono una cosa a parte. È bellissima questa, mi fa impazzire, mi fa impazzire. E comunque vorrei sottolineare l'incredibile qualità delle bambole di Vaiana. Non so se avete visto le bambole di Vaiana in giro, perché lei è ufficialmente principessa Disney, e nonostante abbia delle proporzioni diverse rispetto alle altre, hanno sempre fatto eccezione per lei, facendola con le giuste proporzioni. Se prendete un giocattolo di Vaiana, vi rendete conto che ha i polsi più grossi, le caviglie più grosse, è umanamente più realistica. Mentre le altre principesse sono sempre state... Va bene, non ne parlo più. E intanto vi ricordo, tutte le volte che ho cercato una principessa Disney, di controllare che sia Disney, perché mi è già capitato quello che mi dice: ma Odetta non la vendono mai. Odetta non è della Disney, ragazzi miei, mi dispiace. È bellissimo il film, va bene, apprezziamolo tantissimo, tranne i sequel, tipo La principessa pirata, no. Verrà il giorno in cui anche Zelda magari sarà della Disney, che ne sappiamo noi? Tanto la Disney sta comprando qualsiasi cosa, le capiti sotto mano. E voi, qual è la vostra principessa Disney preferita? Che può essere inteso in moltissimi modi, perché c'è il vorrei essere quella principessa, c'è il vorrei farmi quella principessa, potete interpretarla come volete. Sta di fatto che qual è la vostra preferita nell'elenco ufficiale? Quindi non ci sono Anna e Elsa, ma ci sono Biancaneve, Cenerentola, Aurora, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Rapunzel, Meride, Vaiana? Tiana e Vaiana? Fanno rima?